annunciato la mia candidatura con una relazione molto allargata, larga, che va al cuore dei problemi programmatici anche della città, delle criticità che ci sono. Io credo che la destra ha dimostrato in questi anni di portare indietro Catanzaro su tutti gli indici economici sociali, economico-sociali, e quindi io credo che noi dovremmo rilanciare questa città e farla rinascere di nuovo con un progetto politico chiaro che veda tanti giovani coinvolti. Ha visto la partecipazione di tanti giovani qui nel Partito Democratico, ma credo che c'è una coalizione. Da oggi in poi sarò il candidato di tutta la coalizione, lo dirò oggi alla riunione delle liste che parteciperanno a questo progetto, e credo che tutte queste liste parteciperanno con grande lealtà e trasparenza al cambiamento della città. Quanti sono le liste? Noi saremo, le posso garantire, io mi auguro non meno di 12 liste, siamo meno di 12 liste con più associazioni, 5-6 associazioni, vedremo come mettere insieme tutto un percorso, ma non meno di 12. Un suo giudizio su NGD? Ma credo che il giudizio sarebbero porre i cittadini di Catanzaro. Più volte hanno detto di non voler stare con Abramo, invece mi pare che la direzione è diversa. Rispetto tutti, ma sono liberi di scegliere chi ritengono, ma i cittadini daranno la loro risposta. Sì, ha fatto un gran lavoro, è riuscito ad aggregare diverse forze in campo, cioè molti hanno annunciato la propria candidatura per sostenere il suo progetto politico, insomma è soddisfatto di quello che è riuscito a fare in questi mesi. Grazie della domanda, io voglio ringraziare Colaci, Mottola, Tonino De Marco e mi auguro tanti altri amici che hanno rinunciato alla loro candidatura perché hanno ritenuto di far fronte comune a fare in maniera tale che a Catanzaro ci sia un cambiamento vero della politica e ci sia finalmente trasparenza, moralità ed etica nell'affrontare i vari problemi che questa città ha bisogno. È una città che c'è uno scollegamento totale tra la periferia e il centro, c'è un momento di grande difficoltà per il centro storico della città, bisogna rilanciare l'azione dell'università, l'azione della sanità, è inutile che adesso io vi parli di programmi, ma credo che c'è bisogno di fare un gran lavoro, ma c'è bisogno di una classe dirigente nuova per affrontare questi problemi, nuova e anche gente di esperienza insieme, un mix che vada nella direzione al cuore del problema per affrontare i problemi di una città degradata e abbandonata. Cosa risponde invece a chi sostiene che il cambiamento insomma non è quello intrapreso dal Partito Democratico? Mi riferisco agli altri movimenti. Ma io credo che io non voglio polemizzare con nessuno, il mio avversario è Abramo, non sono gli altri. Io credo che oggi si è creata un'alternativa vera da Abramo e Tallini. Io mi auguro che i cittadini risponderanno con senso di responsabilità e voteranno un'aggregazione che vuole andare a risolvere i problemi della città e si mette al servizio della città, perché io potevo stare a fare il consigliere regionale tranquillamente, lo farò fin quando chiaramente la legge lo consenta, ma sicuramente mi sto mettendo al servizio dei cittadini di Catanzaro. Se lo meritano tutto, ce lo meritiamo come coalizione di fare in maniera tale di cambiare il corso della storia di questa città, che finalmente sarà una città libera, una città democratica, una città trasparente, una città dove gli imprenditori, i cittadini poveri di questa città e tutti gli appartenenti a questa città si renderanno conto che ci sarà un cambiamento vero nella gestione e nella direzione di questa città. Grazie. Nella formazione delle liste del PD ci sarà qualche criterio? Ma nella lista del PD io credo che oggi ho detto che ci sarà una commissione che valuterà, farà tutti gli adempimenti per allestire una grande lista. Il Partito Democratico non può consentirsi di non avere una lista adeguata. Mi pare che c'è il consenso di tutti. Oggi tutti i dirigenti del Partito Democratico della città sono stretti intorno a me, credo che lei lo sappia, e quindi faranno la loro parte per far vincere il Partito Democratico, il centro-sinistra, e credo questa larga coalizione per far sì che possa governare la città in maniera democratica nel rispetto dei valori e dell'etica del nostro modo di amministrare la città.